Sette case di proprietà della Curia affidate in comodato d'uso a 10 famiglie che già vi abitano e che si trovano in condizioni di estrema indigenza per una durata di 10 anni. L'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, ha dato seguito a quanto annunciato in luglio circa la volontà di destinare le abitazioni dell'arcidiocesi a quanti le occupano. La notizia era stata resa nota durante la presentazione della lettera pastorale Vestire gli ignudi e da oggi il primo iter è avviato. Nella festa cristiana dell'Epifania, che ricorda la visita dei Magi d'Oriente al bambino Gesù, si è svolta la consueta festa dei popoli, con la consegna dei doni ai bambini delle famiglie delle varie etnie presenti nel territorio diocesano. Tra gli organizzatori dell'evento, il Movimento Cristiano Lavoratori, rappresentato dal presidente Michele Cutolo. Diamo la notizia che una di quelle ragazze madri che vengono dalle operazioni Mare Nostrum ha partorito qua a Napoli e gli è stato dato il nome di Dynasty, proprio nemmeno a farla apposta per mettere in evidenza il momento di accoglienza che Napoli ha saputo dare a questa realtà e a questa identità in questo tessuto sociale difficile ma allo stesso tempo gioioso, come giustamente ci ha messo in evidenza nell'omelia Sua Eminenza, e che ogni bambino rappresenta appunto la luce e la speranza che il mondo e questa città migliori sempre di più.